quest'arte teatro festival si accompagna al premio dedicato ad Annibale Ruccello che è stato istituito l'anno scorso. C'era una persona l'anno scorso che presenziò alla conferenza stampa di presentazione ed è la mamma di Annibale Ruccello che ha sostenuto il premio l'anno scorso, che ha sostenuto l'intera iniziativa. Io vorrei ricordarla con un applauso. Allora, entriamo subito nel vivo del programma della manifestazione e do la parola naturalmente a Luca Nasuto, che è Deus Ex Machina dello Stabia Teatro Festival, l'ideatore, che ha curato il cartellone teatrale. Salve a tutti, buongiorno. Siamo di nuovo qua per una nuova edizione del premio Annibale Ruccello. Dall'anno scorso affiancato anche al premio di Annibale Ruccello, che finalmente è arrivato a Castellammare di Stabia. Questo qualcuno l'ha definito poi il premio dei miracoli, perché continua ad esistere senza il sostegno di nessuna istituzione, soprattutto quella comunale, perché nelle altre città i festival della città sono sostenuti interamente, no? dalle amministrazioni locali. Basta pensare al Napoli Teatro Festival, Benevento, Positano, sono sostenuti dalle amministrazioni. Questa invece, questa iniziativa è sostenuta dalla città, quindi questo è e sarà per sempre il premio della città, perché a tirarlo avanti siamo noi, siete voi, sono tutti, dal piccolo cittadino fino ad arrivare ai grossi professionisti che seguono questa attività. Basta pensare che danno il loro contributo gratuitamente al festival. Quindi un festival prodotto e fatto veramente dalla città senza l'ausilio dell'amministrazione. Per fare questo c'è bisogno di professionisti che danno il loro aiuto gratuitamente. A partire dall'architetto Enzo Longobardi, che gestisce l'organizzazione del festival, Monica Cilarella, che ha il coordinamento, l'ufficio stampa del premio Annibale Ruccello, e poi da sostegno, come sempre, c'è l'azienda di cura, soggiorno e turismo. Cresce la sinergia con le associazioni culturali, le associazioni che promuovono la cultura letteraria, insieme alle quali Carmen Matarazzo ha ideato il cartellone letterario. Quindi anche quest'anno diamo il via a questa terza edizione dello Stabia Teatro Festival. Come già ho detto negli anni precedenti, l'idea è tutta di Luca, però lui mi coinvolse subito per la parte letteraria. Io che già sono interessata alle iniziative e poi comunque mi attirava molto quest'idea del doppio aspetto letterario e teatrale, quindi ovviamente gli ho detto subito di sì. Le iniziative che sono promosse dalle singole associazioni sono a cura di quelle associazioni, con il nostro coordinamento. Come Achille e Basile, noi ovviamente presentiamo anche noi delle iniziative. Una in collaborazione con lo Stabia Teatro Festival complessivamente, che è quella della poetessa Barbara Corri, che ci sarà il 25 di novembre e sarà al Museo Diocesano. È qualcosa un po' a cavallo fra la letteratura e il teatro, pertanto diciamo che è qualcosa che fanno insieme Achille Basile e Stabia Teatro Festival, come certamente un evento comune è quello della serata inaugurale che ci sarà il 4 novembre e quindi al Moody's con Anna Spagnoli. Diciamo che a parte questo noi poi abbiamo due iniziative come Achille e Basile. Una è il 3 dicembre, presentiamo due poeti, due medici che sono anche poeti, non si conoscono fra di loro, però adesso li metteremo in contatto, sono due amicizie mie, il poeta Giovanni Damiano, l'altra è una dottoressa Marisa Sica che più che altro scrive filastrocche, però mi piace metterli insieme come una conversazione in cui saranno presentate anche queste poesie in dialetto e queste filastrocche. Poi abbiamo il nostro pezzo forte dell'associazione Achille Basile e la conferenza che faremo il 12 novembre e che è in continuità con le conferenze che abbiamo fatto negli anni precedenti. Quest'anno si intitola L'utilità dell'utile. C'è questo. L'utilità dell'inutile, che non vuole essere un gioco di parole.
vuole in qualche maniera essere la presa d'atto, insomma, di una situazione di fatto nella quale versa la nostra società, che è la società del profitto, dove ad ogni azione sembra dover corrispondere una reazione in termini di utile, di profitto. E vorrei anche spendere qualche parola sull'inutilità, per esempio nel campo letterario, soprattutto della poesia. A che cosa serve? A che cosa serve la poesia? E quindi da qua nasce sostanzialmente l'idea di fare questa conferenza sull'utilità dell'inutile. Ne saranno relatori Matteo Palumbo ed Enza Silvestrini ed io ne sarò il moderatore. Vorrei invitare qui una giovanissima attrice che quest'anno ha iniziato a lavorare con me, ed è Valentina, commenta. Appunto con i Peccatori di San Fratello. Andrà in scena al Teatro Cat il 13, il 14 e il 15 novembre, venerdì e sabato alle ore 21 e domenica alle 19. È un'occasione unica anche per immergersi nel teatro d'autore, dove appunto c'è insieme una kermesse di attori che a mio avviso vivono il teatro con grande passione e dedizione. L'ho visto e l'ho sperimentato per la prima volta come prima esperienza e devo dire che lo vivo con la gioia di una bambina e sono felice per questo. Ringrazio Luca e comunque la compagnia di cui in qualche modo faccio parte. La storia è ambientata a Castellammare di Stabia negli anni 50, quindi ci troviamo nell'immediato dopoguerra ed è frutto di una meticolosa ricerca delle tradizioni stabiesi. Questo è il terzo anno consecutivo e collaboriamo con lo Stabia Teatro Festival, più in particolare con Luca, con il quale comunque abbiamo un rapporto che va al di là di quello estremamente professionale, ci conosciamo da veramente tanto tempo ormai. Il terzo anno consecutivo che ci presentiamo comunque a sostenere anche noi questa iniziativa così coraggiosa, mi auguro che possiate venire a vedere questo spettacolo che faremo il 7 di novembre. Credo che sarà una bella esperienza. Volevo soltanto sottolineare ancora una volta quanto comunque il nostro amico comune ci sta mettendo tanto per la creazione, anche dei signori qui presenti. Tanto del loro tempo, tanto della loro passione, abbiamo passato negli ultimi mesi ore a telefono a chiacchierare anche di cose che non erano relative proprio allo spettacolo in sé, ma ovviamente per forza di cose a quelle che sono le questioni di questa città che sembrano sempre risolte. Ci sono anche i ragazzi dell'associazione mio che sono comunque anche loro molto presenti, per riscosso. Insomma, questa è una città che ha bisogno di coesione da parte di tutti quanti noi. Noi siamo molto di più e molto più in gamba di quelli che stanno a Palazzo Farnese nella maggior parte dei casi. Potremmo farne a meno? No, non possiamo sostituirci, dobbiamo pressare. Questo è un modo, culturalmente parlando, di farlo. Quindi proseguiamo su questa strada che secondo me va bene. Grazie.